La protesta dei tassisti contro Uber arriva anche in Portogallo. A Lisbona e in altre città migliaia di vetture pubbliche hanno bloccato le principali arterie. Le accuse contro la società statunitense sono sempre le stesse: concorrenza sleale e dumping sociale. Se Uber fosse una piattaforma normale di servizio ai clienti, raggiungeremmo un accordo, e già successo con altre aziende. Il problema è che non rispettano la legge, danno lavoro ad autisti che non sono legalmente dei tassisti. I sindacati fanno notare che i tassisti Uber non pagano assicurazioni né licenza né tasse ed hanno sottratto il 20% del mercato a chi è regola con la legge.